Allora sentiamo il test Vinci Guerra. Ci considerano più interessanti. Lei è Vincenzo Vinci Guerra, si accomodi. Ci dica qual è la sua posizione processuale prima di iniziare. Lei ha riportato una condanna per... Sì, ho riportato una condanna all'ergastolo. All'ergastolo per Peteano. Per l'attentato di Peteano. Altri procedimenti pendenti neanche? Pendenti no. Per la... Ho una condanna definitiva a 11 anni. Eh? Ho una condanna definitiva a 11 anni. Una condanna definitiva? Definitiva. Per cosa? Per il dirottamento aereo di Ronchi delle Giornate. Per la vicenda di via Sartorio, lei è mai stato sottoposto a procedimento penale? Sì. E come si è concluso? Assolto per insufficienza di prove. Passato in giudicato? Sì. Assolto in giudizio o prosciolto in istruttoria? No, c'è stato il processo in giudizio. Pubblico Ministero, come ritiene che debba essere sentito il... Presidente, credo che meriti un difensore con 348 bis e 450 bis. Per le ragioni. Per quale ragione? Perché, Presidente, risulta che il signor Vinci Guerra, fino all'epoca della sua costituzione, cioè settembre 79, ha militato in Avanguardia Nazionale e che anche successivamente ha mantenuto stretti rapporti con l'imputato Stefano Delle Chiaie. Ne consegue, Presidente, che qualunque affermazione che egli peraltro ha già abbondantemente fatto a numerosi giudici italiani, sempre con le forme del 348 bis, egli ritenesse di dover fare anche all'odierno dibattimento, potrebbero esporre il signor Vinci Guerra ad una 304, ad una accusa di internità o comunque collegamento con fatti eversivi che riguardano il signor Delle Chiaie. Quindi sia il 304 che il 304. Le parti intendono esprimere... Questa difesa ritiene che il signor Vinci Guerra, per le ragioni esposte dal Pubblico Ministero, debba essere sentito ai sensi del 304, nel senso che tutte le sue affermazioni potrebbero comportare una sua responsabilità per la sua appartenenza ad Avanguardia Nazionale. La difesa? Sì, io osservo questo, che le osservazioni formulate dal Pubblico Ministero non mi sembra che siano delle affermazioni giuridiche, cioè dire che una persona citata come teste deve essere sentita ai sensi del 450 bis sostanzialmente perché ha mantenuto rapporti di amicizia con Stefano Delle Chiaie esula dai concetti del codice di procedura penale. Il signor Vinci Guerra è stato sempre all'estero fino a quando non è rientrato in Italia. Quando è rientrato in Italia è stato in carcere, pertanto non può aver preso parte ad attività. Comunque allo Stato è, come lui stesso ha detto, ha riportato condanne definitive, anche quella di Peteano, per il fatto che non ha proposto impugnazione, non solo, ma non ha nemmeno formulato richieste dibattimentali, cioè, non so, di attenuanti, eccetera. Per fatti del 72 e ante, non e post. Ora, da qui dedurne una connessione, che non è stata rilevata in altri casi dalla Corte, con le cose oggetto di questo processo, mi sembra che sia capzioso. Pertanto io ritengo, proprio per ragioni di equità, che non possa sostenersi la connessione fra la posizione del Vinci Guerra e la posizione di questo di cose oggetto di questo processo.
a meno che la Corte non voglia assumere un atteggiamento analogo per tutti i casi in cui una persona in qualche modo risulti non teste terzo di fronte ai fatti, ma in posizione di internità, ma qui ce ne sono stati anche altri allora. E su questo concordo col pubblico ministero, cioè o è una regola uguale per tutti, chi è interno non può essere teste, e mi sta bene, e deve divenire una giurisprudenza concorde di questa Corte, oppure se dobbiamo fare il caso per caso, e le osservazioni sono quelle che ho detto. Avvocato Giampaolo. Riteniamo che debba essere sentito come teste, non ci sono processi connessi e quindi per quanto ci riguarda la linea principale, la nostra richiesta principale è che sia sentito come teste. Il 304 è un'ipotesi che nel corso dell'assunzione dibattimentale si verificherà se o meno applicabile, è nel corso dell'assunzione e non a priori e non a prioristicamente. In subordine ci rimettiamo a giustizia. Non come replica, tutt'altro. Cioè, io chiedo, tenuto conto anche delle dichiarazioni che provengono dalle banche della difesa, che il signor Vinci Guerra, ritengo, possa essere sentito come testimone finché gli si fanno domande nelle quali è certamente testimone. Cioè, in altri termini, Presidente, fini del 304 del Codice di Procedura Penale, il signor Vinci Guerra ha reso delle affermazioni testimoniali di notevole rilievo per quanto riguarda episodi strettamente collegati al processo attuale. Ecco, su questi egli è certamente testimone, viceversa non lo è di fronte a tutta questa massa di verbali dove egli fa riferimento ad una serie di sue partecipazioni anche attive all'Organizzazione Avanguardia Nazionale. Per cui io chiedo che la Corte voglia interrogare come testimone, in questo diciamo modifico la mia prima dichiarazione, il signor Vinci Guerra sui fatti strettamente collegati a questo processo e sui quali egli ha reso una testimonianza, voglio dire, in qualche modo anche precisa. Presidente, c'è opposizione da parte mia a che venga sentito come teste in questa maniera caducata. O è teste o deve essere sentito, e deve essere sentito su tutto quanto può formare oggetto di domande che attengono al processo, o deve essere sentito ai sensi dell'articolo 450 bis perché si ritiene una connessione nelle imputazioni che egli ha avuto o nell'attività svolta nel periodo in cui era latitante. Non esistono nel codice di procedura ulteriori forme che prevedano che possa essere sentito come teste, ma soltanto su alcune domande. È stato introdotto l'articolo 450 bis proprio per ovviare a determinate situazioni che si potevano verificare in questo tipo di, in questo tipo di processi. La Corte si ritira per presidio. In Camera di Consiglio ritenuto che non sussistono elementi di connessione, non sussistono elementi di connessione tra i procedimenti, tra la posizione processuale del Vinci Guerra e di reati per i quali in questa sede si procede. Non si sente, dicono che non si sente. Che ci posso fare? È acceso, acceso. È ritenuto altresì che non sussistano le condizioni di quell'articolo 304, terzo comma. CPP ordina che il Vinci Guerra venga sentito come testimone. Si alzi un momento in piedi, presti giuramento, consapevole della responsabilità che col giuramento assume, giuri di dire tutta la verità, null'altro che la verità, dica lo giuro. Si accomoda.
Io devo dare lettura prima di una lettera che il Vinci Guerra ha scritto a questa corte. In data 18 novembre, con la quale dice: con la presente le comunico che non deporrò mai più in un'aula di giustizia o dinanzi a qualsivoglia magistrato. La presente non è indirizzata solo a lei, ma a tutti i magistrati, giudicanti ed inquirenti che ritengono per i loro doveri di ufficio di dovermi ascoltare come teste o come imputato. Sia ben chiaro però che confermo integralmente e testualmente quanto dichiarato in sede istruttoria ai magistrati dai quali sono stato interrogato. Pur essendo perfettamente consapevole del fatto che le mie affermazioni non serviranno ad evitare speculazioni di ogni genere su questa mia scelta, desidero ugualmente specificare quanto segue. La scelta del silenzio totale ed assoluto vale sia in quelle sedi giudiziarie nelle quali difendo un mondo al quale ho appartenuto che in quelle dove accuso collaboratori degli apparati dello Stato. Tale scelta non deve essere interpretata quale critica nei confronti dei magistrati che da anni cercano la verità sul cosiddetto terrorismo di destra. Tale scelta affonda le sue radici in motivazioni umane e politiche sulle quali non ritengo di dover offrire oggi elementi di chiarimento. Non ho altro da aggiungere. Distinti saluti, Vincenzo Vinci Guerra. Lei è sempre di questa opinione? Sì, esatto. Quindi non vuole rendere testimonianza? No. Io devo avvertirla che la qualità di testimone la obbliga a rendere la testimonianza e quindi in questo caso si deve procedere nei suoi confronti per reticenza. Sì, ne sono perfettamente consapevole. Chiedo però che questo procedimento sia fatto in mia assenza, in quanto ritengo che la mia presenza non sia né utile né necessaria. Quindi dichiara a priori di non voler rispondere alle domande che gli verranno rivolte. Confermo testualmente quanto scritto nella lettera. Presidente, dopo aver fatto le ammonizioni di legge. Fermato comunque. Nella lettera no, c'è Presidente, scritto che però confermava le... No, io mi oppongo alla richiesta del difensore di parte civile. Non è ancora stata formulata, non è una richiesta. No. Non è una richiesta, è una precisazione soltanto. Mi oppongo alla richiesta. No, sto parlando io, chiedo di non essere. Non è stata ancora chiesta, avvocato. Prima facciamolo chiedere e poi si opporrà. Aspetti un momento. No, Presidente, l'avvocato Montorno. Sto parlando, chiederei di non essere interrotto. L'avvocato Montorno. Non ho ancora finito di parlare. Scusi, io non ho ancora capito cosa ha chiesto l'avvocato Montorno. Ecco, allora facciamoglielo chiedere e poi io chiedo la parola per intervenire prima che. Si mette la toga. Proprio così. Si mette la toga. Presidente, nella lettera mi sembra di aver capito che ci sia scritto che il Vinci Guerra, pur confermando quanto ha dichiarato in sede istruttoria o comunque nei precedenti verbali, da un certo momento in poi non intende rispondere. Ecco, io volevo sapere se in questo momento comunque conferma il contenuto della lettera. Ecco, adesso chiedo la parola io però, certo. Presidente. Non so se deve dire qualcosa il Pubblico Ministero. Io credo che la richiesta della parte civile sia stata superata da un'affermazione che ha fatto il signor Vinci Guerra nel richiamarsi a quella lettera. Io credo che non ci sia altro sotto questo aspetto da aggiungere, per cui sia l'intervento dell'avvocato Montorno che l'opposizione mi sembrano ingiustificate, Presidente. Poiché ha già risposto il teste su questo. Non ho nulla da obiettare su quanto ha detto il PM, quantomeno in questo momento. Voglio dire, non ho nulla da obiettare su quanto dice in questo momento. Mi oppongo viceversa a che venga posta al signor Vinci Guerra la domanda che l'avvocato Montorsi chiede gli venga posta, cioè se conferma qui ora a dibattimento e sotto giuramento i verbali resi in istruttoria, richiamandomi, come già ho fatto altre volte, in altre occasioni, al contesto dell'articolo 349 del codice di procedura penale, perché il discorso è questo. O, come dice il dottor Mancuso, si dà atto della posizione assunta da Vinci Guerra, che Vinci Guerra ha ribadito, punto e basta. Oppure non si può, onestamente, per rispetto alle norme del codice di procedura penale e alle regole del contraddittorio in aula, chiedere, ma non dico a Vinci Guerra, ma a nessuno,
Quando viene qua, se conferma 10, 15, 20, 30 verbali di cui non viene data lettura, su cui non si possono fare contestazioni, allora se dobbiamo interrogarlo sui verbali, non gli si debbono leggere prima, perché il codice questo esclude, deve essere interrogato su fatti specifici. Mi oppongo quindi alla lettura dei verbali preventiva, dei verbali resi in istruttoria, e non vedo come possano essere confermati dei verbali alla cui lettura vi è opposizione richiamandosi al codice di procedura penale, e che il codice di procedura penale non prevede che possano essere confermati in blocco senza leggere e senza sottoporli al libero contraddittorio delle parti, come fosse uno stock di pezzi di stoffa sottoposto che si vanno a comprare in un supermercato. Dunque, io intravedo due questioni distinte in quello che è stato detto. Sulla prima mi sembra che l'avvocato Bezzicheri abbia torto, nel senso che il test non è l'imputato. L'imputato può dire a priori non intendo rispondere, quindi a quel punto non gli si fanno domande. Il test può essere reticente anche su una sola domanda, quindi in linea di massima gli si potrebbe chiedere conferma. E poi lui potrebbe rispondere. Mi faccia finire, sto rispondendo. No. Mi faccia finire, avvocato, la prego. No, ma per spiegarmi il mio pensiero, non era una questione in relazione al caso specifico del Vinciguerra, è un discorso generale. Cioè, io ritengo che a nessun test possa essere fatta una domanda generica se conferma i verbali. Sì, sì, mi faccia arrivare, per questo sto dicendo che ci sono due questioni diverse, quindi il test in astratto potrebbe benissimo rispondere sì, confermo, e poi non voler rispondere più a niente, oppure essere reticente su una sola domanda, perché è test e non imputato. Mentre mi sembra che sia valida la sua opposizione alla lettura, lei dice se non si dà lettura su questo non si può avere conferma generica, e su questo... E questo mi sembra di accogliere la sua opposizione. Siccome però questa lettera io gliel'ho letta, possiamo al massimo fargli confermare questa lettera, che non significa poi necessariamente lei questa lettera conferma il contenuto di questa. Di rispondere richiamandomi a ciò che ho scritto in quella lettera. Si rifiuta di rispondere richiamandosi a quanto ha scritto in quella lettera. Questa è la posizione del testo. Allora, il Presidente, ritenuto che nel comportamento del Vinciguerra sia ravvisabile il reato di testimonianza reticente, ritenuto peraltro che in precedenti deposizioni il teste ha dichiarato di avere notizie da dare sui fatti del processo e di riservarsi di darli quando egli giudicherà opportuno. Il discorso che mi interessa è questo. Ritenuto che in queste precedenti dichiarazioni possano ipotizzarsi anche un reato di favoreggiamento, non procedibile in questa sede perché non commesso in udienza, e che comunque merita il vaglio del Procuratore della Repubblica anche sotto il profilo istruttorio, questi motivi ordina non procedersi ai sensi dell'articolo 458 e trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica in sede per quanto di sua competenza. Io vorrei fare soltanto una domanda, proprio nello spirito di quello che lei ha detto prima, cioè come testimone. Il signor Vinciguerra, Presidente, ha reso una recentissima dichiarazione al giudice istruttore di Bologna, in cui ha motivato in maniera, voglio dire, assai precisa le ragioni per le quali egli ha scelto il silenzio.
Io vorrei, Presidente, che lei leggesse questo interrogatorio reso al signor Vinciguerra e chiedesse al testimone se egli conferma le ragioni per le quali ha scelto di non parlare. È stato prodotto agli atti, Presidente, è stato prodotto agli atti. È un altro procedimento. Ma è agli atti, ecco, forse non, lei non sa che è agli atti, avvocato. È stato sostanzialmente quello che dice qua corrisponde a quello che ha scritto. Presidente, credo di no. Credo che entri un po' più nel merito. E agli atti. Sì. Se affermo di non voler. Allora, il ministro di polizia, chi c'è? Sono poche parole. Si tratta dell'interrogatorio reso al dottor Grassi il 18 novembre 87. Faccio presente che ho deciso di non rispondere più agli interrogatori dell'autorità giudiziaria. Proprio poco prima che lei si presentasse qui, ho scritto due lettere, una alla Corte d'Assise di Bologna ed una alla Corte d'Assise di Firenze, con le quali preannuncio, che non intendo rispondere neppure a quelle autorità giudiziarie. Naturalmente confermo tutto quello che ho, e qui mi manca una lettera, immagino dichiarato ai giudici che mi hanno interrogato, ma non posso andare oltre nelle mie dichiarazioni. Se lo facessi, infatti, andrei contro un principio di equità che mi vieta di accusare solo persone di un certo ambiente che sono state al servizio di apparati dello Stato a favore di persone che presumibilmente hanno fatto le stesse cose e dalle quali sono stato legato da un rapporto umano per me importante. Ritengo che anche queste ultime persone abbiano avuto rapporti con apparati statali, senza però, a mio avviso, farsi indurre ad accettare una strategia stragista. Si dà atto che su autorizzazione del giudice istruttore Vinciguerra ha dettato direttamente questo verbale. Conferma queste dichiarazioni? L'ho appena reso. Eh? Sì, è un interrogatorio reso il 18 novembre, cioè sono una mia precisazione fatta al dottor Grassi, sempre in relazione al rifiuto di rispondere a qualsiasi autorità giudiziaria dal 18 novembre in poi. Quindi le confermo. Bella domanda. Non intendo dilungarmi. Non intende aprire più bocca. Altrimenti perde il significato e il rifiuto di rispondere, insomma. Accenda il microfono, avvocato. Ma se c'è l'interrogatorio in un altro fascicolo, in una causa pendente, mi sembra che questo sia quanto mi ha riferito così il procuratore della Repubblica. Io mi domando e mi chiedo come fa a essere in questo fascicolo, acquisito in questo fascicolo. È una domanda che io pongo e che evidentemente voglio che sia trascritta, cioè si è dato lettura di un atto istruttorio di un'altra causa che non ha nulla a che fare, cioè fino a prova contraria con questa causa. Perché non si possono, è il codice di procedura. Ecco, ho voluto mettere a verbale perché altrimenti qui si possono ricevere colpi a destra o a sinistra, è qualcosa di assurdo, insomma. Ecco, lo metta verbale anche, che dico assurdo. È stato trasmesso dal giudice istruttore competente? No, cioè, 165 del codice di procedura penale stabilisce nella fase istruttoria la possibilità, questo esame, ma non quando siamo in fase di dibattimento. No, questo. Codice 165 del codice. Bis, avvocato. Lo sa meglio di me. Bis, non te, avvocato. Grazie, lo sa meglio di me. Stiamo di fronte a disposizione. Perché è obbligatorio. Va bene, allora possiamo licenziare questo. Sentiamo lo Addis. Adesso gli diamo lettura.
domani è definitiva, è la notizia. Domani sarà tradotto Giunchiglia nel Giardili, nel frattempo arrestato. E quindi credo che la cosa interessi la posizione di Pazienza. Giardili, solo Giardili. Domani. Perché è stato arrestato recentemente, abbiamo approfittato per farcelo portare su. Sì. Dottor Pazienza. A causa dell'incidente d'auto. Non ho mai solo incidenti d'auto. Presidente, bisogna fare avviso telegrafico all'avvocato del vecchio. Ordinare la traduzione di Pazienza, se disporre immediatamente la traduzione di Pazienza per domani. Lei è Addis Mauro. Sì. Si alzi un momento in piedi, consapevole della responsabilità. Chiediamo questo, è meglio che gli chiediamo. Sì, quali sono la sua posizione processuale? Si metta a sedere un momento. Lei ha dei procedimenti pendenti? No, sono solamente sono in decorrenza termine su procedimenti a Roma e ho preso 30 anni a Milano per duplice omicidio. Non ha processi per associazione sovversiva? Sì, a Milano. A Milano? Sì. Dove ho preso 30 anni. Ha coimputati qualcuno degli imputati? Con Fioravanti, La Mambro. Allora, Cavallini, attuari della base di Taranto, quindi siamo proprio interni al processo. Va bene, allora ci vuole un difensore d'ufficio. Ha un difensore di fiducia? Lei no? Sì, solo non so se. Allora, c'è la Sacchi anche. Non so se... La sentiamo con un difensore d'ufficio, vista l'assenza del suo avvocato, soltanto che bisogna trovarlo. Sospendiamo 5 minuti. Possiamo nominare altre vedere. No, sospendiamo 5 minuti per cercare un avvocato, ma proprio sono pregati il pubblico ministero segnatamente di non allontanarsi. Prende la parola. C'è opposizione del pubblico ministero, dato la natura del reato. Grazie. Allora, si accomodi Addis. Viene nominato difensore d'ufficio l'avvocato Fabio Romano. Le diamo lettura delle dichiarazioni che ha reso in corso di istruttoria, lei le ascolti e poi ci dirà se le conferma. Il 13 gennaio 82 al dottor Nunziata, sostituto procuratore della Repubblica. Conobbi Fioravanti Valerio a Milano col nome di Riccardo perché era in compagnia di Cavallini Gilberto, che allora conoscevo come ragionier Gigi Pavan, quando questi veniva a ritirare le auto rubate che io gli fornivo o presso la carrozzeria o in un posto predeterminato di Milano. Giugno-luglio 1980. Qui c'è un 2 che non riesco ad interpretare. No, nel mese di luglio 80. Ma fra... Milano 2, io leggo. Milano 2, una località. Di Milano, giugno-luglio 80. Milano 2 è una zona di Milano. Una zona di... dove si rubano le auto. Lambrate. Si chiama Milano 2 e Milano 3. Ci sono. Interrogato risponde: nel mese di luglio del 1980, verso la fine, mi recai da solo con una Golf bianca a Taranto, ove avevo l'appuntamento con un amico di Milano che ha la ragazza a Taranto, il quale aveva preso in affitto un bungalow presso un campeggio di gandoli. Decisi di prendere anch'io un bungalow, ma purtroppo nello stesso complesso residenziale non vi era posto.
Cercai allora nei negozi di Gandoli, anzi nel bar, di sapere se vi era un appartamento libero. Il barista si rivolse ad un negoziante accanto, il quale disse che aveva un parente con un appartamento libero. Difatti, poco dopo arrivò il dottor Greco, che mi mostrò l'appartamento sito al primo piano. Gli detti un acconto, anzi una caparra di lire 100.000, e nonostante il Greco si fosse offerto di darmene la disponibilità subito, affinché io potessi dormirvi anche la notte, ripartii subito. Mi recai a Roma, a casa della mia fidanzata Patrizia Delle Chiaie, che segui i corsi di ballo classico presso la scuola Liliana Cosi Stefanescu. Mi recai con la ragazza a Reggio Emilia, dove litigammo piuttosto seriamente, ma poi, dovendo andare in ferie ed essendomi pentito della lite, tornai a prenderla a Roma e, riappacificati, cercammo insieme in vacanza a Gandoli i primi di agosto con una Golf Diesel nera. Devo precisare che a Milano, dopo aver impegnato l'appartamento di Gandoli, incontrai i Cavallini in carrozzeria e questi, avendo saputo dell'appartamento, mi propose di lasciarne nella disponibilità alla fine di agosto, in modo che avrebbe potuto passarvi la vacanza insieme a suo figlio, che era appena nato ed aveva bisogno dell'aria di mare per le sue condizioni di salute. Mi pregò pertanto di stipulare un contratto sino alla fine di ottobre. Poiché non intendevo prendere una macchina rubata, essendo in compagnia della mia fidanzata, feci presente questo mio problema al Cavallini, che mi dette una Golf nera diesel targata Milano D, e manca il numero. Interrogato risponde: effettivamente, quando scesi per recarmi a Roma e poi a Gandoli, ebbi un fastidio ai freni, in quanto il meccanico di Milano, era un amico del carrozziere, montò i freni evidentemente male. Il meccanico che mi presentò il dottor Greco mi disse poi che si erano dimenticati di mettere un bullone alla pinza dei freni. A Gandoli, per una settimana circa, stemmo da soli e frequentavamo i nostri amici del bungalow, che la mia ragazza conobbe in quell'occasione. Non stipulammo subito il contratto con il dottor Greco perché non riuscivamo ad incontrarci, ma comunque era pacifico, e lo aveva detto anche il dottor Greco, che occorreva fare la dichiarazione. Io gli dissi che avevo interesse a conservare l'appartamento sino all'ottobre per alternarmi con mio cognato. Interrogato risponde: sabato 2 agosto, venerdì sera, tornai in aereo a Milano, partendo da Bari e passando per Roma, dove cambiai a Fiumicino, per recarmi a firmare alla stazione carabinieri di Segrate, dove avevo l'obbligo di firma tutte le domeniche. Tornai in aereo dopo aver firmato sempre in aereo. La partita era rimasta a Gandoli da sola. Interrogato risponde: non ricordo esattamente quando, ma certamente prima della stipulazione del contratto col dottor Greco, arrivarono a Gandoli Fioravanti Valeri e la Mambro Francesca, che io conobbi come Chiara. Costoro mi dissero che li mandava Gigi Pavan. Non feci difficoltà perché sapevo che erano amici. Non potetti far altro che accettarli, anche perché vi era una camera libera. Cavallini mi aveva dato già i soldi, ma non bastavano, e Fioravanti mi dette il resto. Occorreva 1.800.000. La Patrizia non fu d'accordo di passare vacanze insieme a quelle persone che non conosceva. Incominciò a farmi un sacco di domande, e da allora, poiché non ero in grado di rispondere, decisi di andar via e lasciare l'appartamento a Fioravanti, impossibilitato a rimanere in buona amicizia, in buona armonia in quelle condizioni con la Patrizia. Interrogato risponde: quando mi recai dal dottor Greco per fare il contratto, chiesi a Fioravanti gli estremi del suo documento. Lui mi dette il cognome di Caggiula o Gaggiula, Riccardo. Non mi preoccupai di chiedere quello della ragazza, ma comunque non fu necessario, perché al dottor Greco bastò il mio cognome. Preciso che il nome Paggi Angelo e le relative generalità corrispondono a quelle di un mio amico d'infanzia, dal quale in una circostanza mi feci prestare la macchina all'interno della quale vi erano i suoi documenti, e da suo insaputo li fece mettere in una patente falsa che ebbi da persone estranee a Cavallini. Interrogato risponde: il Cavallini, quando mi disse che sarebbe venuto a Gandoli, mi incaricò di dare al locatore, in caso di richiesta, il nome di Gigi Pavan, che io già conoscevo. Peraltro io sapevo che Gigi aveva un passaporto regolare con quel nome, ma io ebbi occasione di vedere. Ritengo che con quel passaporto sia stato in Grecia. Lo incontrai durante l'estate alla carrozzeria, portò dei dolci greci. Durante la perquisizione in carrozzeria mi risulta che furono trovate le scatole di questi dolci. Interrogato risponde: effettivamente sono stato alla carrozzeria anche durante i viaggi che durante l'estate facevo a Milano per recarmi a firmare. Partii da Bari anche la domenica 10 agosto. Interrogato risponde: Fioravanti e la Mambro, durante il periodo in cui stemmo insieme, appena qualche giorno, rimanevano prevalentemente in casa e non uscivano con noi, tranne per qualche spesa. Non andavamo al ristorante. Interrogato risponde: la Mambro, che ho visto solo in quell'occasione, poi successivamente a Milano in autunno, quando, avendoli visti mentre dormivano nella carrozzeria in una macchina, offerse loro la possibilità di andare a dormire da Carla Martelli, aveva i capelli lunghi sino alle spalle, color paglia, di un biondo non del tipo svedese, ma biondo castani. Interrogato risponde: allora non avevano attrezzatura subacquea né manifestavano intenzione di fare pesca subacquea. Interrogato risponde: escludo di avere successivamente telefonato al dottor Greco per dilazionare la locazione o per parlare col Fioravanti.
D'altra parte, io fui arrestato il 26 novembre, per cui non potrei aver telefonato sotto Natale. Quando ci vedemmo a Milano, in autunno Fioravanti mi disse che c'era andato ogni tanto, ma non mi precisò che avevo ancora la disponibilità dell'appartamento. Non ho conosciuto bel sito, non so chi abbia consegnato i soldi al dottor Greco per la proroga della locazione. Interrogato risponde, quando venne in agosto, Fioravanti e Lamambro non avevano alcun bagaglio. Non ricordo di aver mai visto Cristiano Fioravanti. Può darsi in carrozzeria. Interrogato risponde, non ho mai sentito che Fioravanti aveva in altre occasioni o a Gandoli interesse al recupero di granate. Interrogato risponde, ho lasciato Gandoli prima di Ferragosto. Io e la Patrizia cercammo in aereo da Bari a Milano, prendemmo la Land Rover di mia madre e cercammo Porto Azzurro presso una fittacamera o vestemmo sino alla fine di agosto. Interrogato risponde, anche in autunno la Mambro aveva i capelli biondi e lunghi, così come li ho descritti. Ricordo che i capelli della Mambro erano più chiari di quelli di Valerio, che pure erano chiari. Valerio li portava lunghi a caschetto con una frangetta che copriva l'intera fronte sino ad arrivare sugli occhi. Interrogato risponde, non ho mai saputo che presso l'officina di Simone Cosimo camuffassero autovetture come auto militari. Lì cambiavano solo le targhe e qualche piccola riparazione per i danni derivanti dal furto. Io non ho conosciuto mai a fondo Cavallini. La carrozzeria era spesso frequentata da poliziotti e carabinieri che portavano le auto private ad aggiustare. So che a Simone Cosimo era stata fatta anche la proposta di fare da confidente dei carabinieri da parte degli stessi carabinieri di Monza. Il maresciallo di Monza aveva visto due volte il Cavallini presso la carrozzeria dove svolgeva il ruolo di ragioniere. So che i carabinieri si interessavano al sequestro Lorini, una ragazza che era conosciuta da noi. Il maresciallo si era incuriosito perché aveva visto presso la carrozzeria l'auto della donna di Merlo Enrico, almeno così credo, cioè da Maria Santa Cometti di Bergamo, e sospettava Merlo del sequestro. Il pubblico ministero mostra all'Adis le lettere di cui è giusto 47 e 47. Interrogato risponde, di questa storia della Svizzera non sapevo nulla, e Mimmo, cioè Simone Cosimo, anche lui non sapeva nulla, per cui rimase stupito delle domande che gli venivano fatte circa questo argomento. Non ricordo il nome dell'autore della lettera, Piacenza 17-11-81. Lei conferma queste dichiarazioni? Cioè sono state poi integrate a Rebibbia con Zincani. C'è un successivo esame testimoniale 26 novembre 84 al dottor Zincani. Sono oggi disposto a dire tutta la verità in merito all'affitto della casa sita a Taranto, dove nell'agosto dell'80 andò ad abitare Valerio Fioravanti. Bisogna premettere che nel 78 in carcere a Firenze ebbi modo di conoscere Pierluigi Concutelli, in occasione del procedimento penale per il sequestro, anzi dell'omicidio Corsio. Concutelli infatti era imputato dell'omicidio, mentre io rispondevo di favoreggiamento personale nei confronti del predetto. Fui assolto da questa accusa su richiesta dello stesso pubblico ministero, dottor Vigna. Nel febbraio 80 uscì dal carcere, avendo espiato una serie di condanne che mi erano state inflitte per reati comuni commessi nel giro di quelli attribuiti alla cosiddetta banda Vallanzasca. Rimanevo peraltro a piede libero, in attesa di giudizio di un processo che si sarebbe dovuto celebrare a Milano contro elementi della banda Vallanzasca, per associazione a delinquere e vari furti di autovetture. Io infatti sono stato uno specialista del furto di automobili. Fu così che in aprile a Milano mi trovai in giudizio assieme ad esponenti della banda Vallanzasca e allo stesso Pierluigi Concutelli, che era stato rinviato a giudizio insieme a costoro. Nel corso del processo ebbi modo di incontrare Francesco Mangiameli, il quale evidentemente saliva a Milano per salutare e comunque assistere al procedimento. Infatti il Concutelli, con il quale potevo facilmente comunicare essendo anch'io, si bene a piede libero sul banco degli imputati, mi indicò tra il pubblico il Mangiameli e mi disse di favorirlo ove mai questi me ne avesse fatto richiesta. Infatti il Mangiameli mi si avvicinò nell'aula di udienza e facemmo conoscenza. Il Mangiameli, per la verità, quanto notai, cercava di non farsi notare troppo e qualche volta addirittura non entrava nell'aula di udienza. Anzi, per la verità, dalla volta che mi ha conosciuto in aula non vi è più entrato. Posso dire che qualche tempo dopo la nostra conoscenza, tra l'aprile e il luglio dell'80, il Mangiameli mi chiese di procurargli un'autovettura e io infatti rubai per lui una Golf Chiara GT. Ricordo che addirittura lo portai in giro con quest'auto per fargli vedere come fosse veloce. Il Mangiameli non disse a che gli serviva l'auto, anche perché io sono uno che non fa mai domande di questo genere. Il Mangiameli mi pagò per il furto dell'auto 600.000 lire, che allora era il prezzo corrente per compensare che procurasse tale tipo di vetture. Il furto l'ho commesso a Milano e dintorni. Il Concutelli mi aveva descritto il Mangiameli come persona assolutamente fidata e che avrebbe pagato bene le mie prestazioni. Nel luglio dell'80, sempre a Milano, dove il Mangiameli veniva spesso, quest'ultimo mi propose di affittare per conto suo un appartamento al mare a Taranto. Mi disse che in compenso avrei potuto trascorrerci le vacanze in agosto. Io accettai anche perché ero in possesso del documento falso
marzo con generalità di una persona veramente esistente che abita vicino a casa mia, e sul finire di luglio andai a Taranto insieme con il Mangiameli. Giunti in questa città ci recammo nella zona dove poi trovammo la casa. Per trovare l'appartamento ci mettemmo veramente poco tempo e comunque fui io da solo a condurre le trattative. Prima di trattare il Mangiameli mi aveva chiesto di affittare la casa per 3 mesi e io, che avevo denaro in quantità non sufficiente, versai al proprietario una caparra dicendo che al momento di occupare la casa avrei provveduto a saldare il dovuto. Fu così che i primi di agosto andai a Taranto, dove insieme con la mia ragazza Patrizia delle Chiaie presi possesso della casa al mare. Ero d'accordo con il Mangiameli che un certo giorno di agosto, che oggi non sono in grado di ricordare ma con ogni probabilità nella prima settimana del mese, sarei dovuto andare davanti agli uffici SIP di Taranto per incontrarlo e andare insieme al mare e provvedere anche al saldo con il proprietario. Quel giorno invece si presentarono 2 giovani, i quali dissero di chiamarsi Riccardo e Chiara. Costoro mi dissero: sei tu l'amico di Francesco? Noi siamo suoi amici, abbiamo dei problemi e andiamo nella casa al mare al posto di Francesco, che non può venire. In realtà si riferivano al mancato appuntamento a Taranto di Francesco, perché questo si era impegnato con me a lasciare la casa a mia disposizione per tutto il periodo di agosto. Io accettai la situazione e accompagnai i due nella casa sopra descritta, dopo però essermi fatto dare il denaro che avevo anticipato al padrone di casa. I due il denaro non me lo dettero molto volentieri, anzi sembravano piuttosto irritati, quasi insospettiti nei miei confronti. A Taranto io stavo con la mia ragazza, che per la verità era contrariata dalla presenza del Riccardo e della Chiara, tanto è vero che avevamo l'abitudine di uscire la mattina per andare al mare e tornare la sera. Questa è la ragione per la quale posso dire poco della vita di Valerio e della Francesca e delle persone che andavano a trovarli. Mi risulta però che alcuni loro amici, non so dire chi, li andavano a trovare. Queste ulteriori presenze fecero tanto insospettire la mia ragazza che a un certo punto decisi di far ritorno a casa, o meglio di andare in un altro posto, precisamente a Porto Azzurro, dove venni alloggiato presso una pensione. Mi vennero richiesti i documenti e io fornii la patente di guida a nome Paggi. Per la verità la pensione era al completo, fui appoggiato presso una casa privata per dormire mentre prendevamo i pasti alla pensione. Nell'agosto 80 io avevo l'obbligo di dimorare a Segrate e di presentarmi alla locale caserma dei carabinieri tutte le domeniche alle ore 19. Per mantenere quest'obbligo era mia intenzione partire in aereo da Bari tutte le volte che fosse necessario. Naturalmente il costo dei miei viaggi, secondo gli impegni presi con il Mangiameli, sarebbe stato a carico di quest'ultimo. In effetti fu poi Valerio Fioravanti a fornirmi il denaro per i viaggi da Bari a Milano. Non ho mai notato nell'appartamento di Taranto armi, passamontagna o altro di irregolare. D'altra parte io li avevo preavvertiti dicendo loro che la presenza della mia ragazza, la quale è assolutamente strana e ogni giro illecito, imponeva l'obbligo che in casa non vi dovesse essere nulla di compromettente. Come ho detto, a metà di agosto 80 andai all'Elba, dove mi trattenni fino alla fine del mese circa, per poi fare il rientro a Milano. Nel novembre dell'80 io venni arrestato per l'omicidio Lucarelli. È quindi impossibile che nel dicembre 80 e successivamente abbia potuto telefonare al dottor Greco per concordare la restituzione delle chiavi. Evidentemente ha telefonato altri a nome Paggi, conoscendo che tale era il nome con il quale avevo preso in affitto la casa. Io venni arrestato nell'ambito dell'inchiesta Lucarelli con l'accusa di possesso di documenti falsi, che mi vennero trovati addosso, e per furto di auto. Infatti una ragazza che era segretaria nell'autofficina dove avvenne l'omicidio aveva riferito ai carabinieri che spesso l'autore dell'omicidio era venuto in officina a parlare con me. Subito dopo l'arresto mi furono poste varie domande dai carabinieri, ma io non dissi nulla dell'appartamento di Taranto né altro di compromettente. Circa 20 giorni dopo vennero scoperti, e perlomeno ufficialmente fu annunciata la scoperta, 2 appartamenti utilizzati a Milano da Cavallini e da suoi amici. A quel punto io venni ulteriormente imputato di favoreggiamento e porto d'armi per le ragioni che sono specificate nella sentenza di rinvio a giudizio per l'omicidio Lucarelli. Mi sono solo oggi deciso a dire tutta la verità che parzialmente tacque al dottor Nunziata, in quanto all'epoca avevo paura di essere coinvolto nell'inchiesta per la morte di Mangiameli. Ribadisco che nulla dissi ai carabinieri dell'appartamento di Taranto, perché una simile ammissione da parte mia, anche se fatta allo scopo di chiarire la mia marginalità rispetto al gruppo, avrebbe potuto nuocermi, perché gli inquirenti potevano credere che io fossi un aderente della banda Cavallini Fioravanti. Io invece sono sempre stato estraneo alla politica e non ho mai fatto parte di organizzazioni di destra. Lei conferma queste ultime dichiarazioni? In parte sì, in parte dovrei rettificare e fare delle precisazioni che allora non avevo fatto durante la fase istruttoria, che mi ero appunto ripromesso poi di fare al dibattimento pubblico. Quali sono queste precisazioni? Ecco, allora, volevo precisare intanto questo, che Mangiameli nel periodo che era stato a Milano, durante il periodo del processo, era lì per cercare di organizzare l'evasione. Cioè, c'era un'evasione in corso a San Vittore e quindi siccome in quel periodo era arrivata anche con Cutelli, si cercava di farlo rientrare insieme ai comuni. E quindi farlo rientrare come? Farlo rientrare nell'evasione che poi è successa a giugno.
Con Cutelli era stato trasferito al carcere di Milano? Sì, per il processo che stavamo facendo in corso per l'associazione a delinquere. E includerlo con Cutelli fra... Ecco, nell'evasione. E quindi parlai di questa possibilità al Mangiameli, nel quale appunto doveva avvisare il gruppo giù a Roma per avere questo appoggio esterno quando avrebbero appunto tentato questa evasione. Solo che saltò tutto quanto perché non arrivò su nessuno e quindi con Cutelli andò via perché il processo finì. Poi l'evasione è accaduta a giugno. Sempre a giugno ero stato avvisato giorni prima dell'evasione che sarebbe accaduto a San Vittore, sempre per avere questo appoggio esterno, e rintracciai Mangiameli. Cioè, ho due numeri di telefono per rintracciare Mangiameli: uno a Palermo, che rispondeva una sartoria, e uno a Roma, dove c'era una... Ma riesce a seguire? E uno un'anziana signora che doveva rispondere, gli disse di venire su subito, che mi serviva appunto quel discorso che avevamo fatto un mese e mezzo circa prima. Costui arrivò su ed era lunedì in cui è successo l'evasione, solo che mi disse che non ha trovato nessuno. Allora, visto che erano state queste due buche, quando c'è stato il momento di concretizzare l'evasione di Concutelli, decisi appunto di intervenire personalmente, andare giù a Taranto, affittare l'appartamento e conoscere queste persone che avrebbero partecipato all'evasione per vedere la realtà di quello che ci promettevamo, e in più guardare di persona per evitare altre clamorose buche, visto che poi l'evasione a San Vittore è andata bene e poteva andare meglio se c'era la copertura esterna, cosa che si poteva fare un mese prima quando appunto c'era Concutelli, e quindi la cosa sarebbe andata in porto. Di questo appartamento, però devo conoscere queste persone. Il 28 un po' più piano. Il 28 luglio scendo giù a Taranto insieme a Mangiameli, il quale appunto la racconto del bar dove riesco a trovare il dottor Greco che mi affitta l'appartamento, quindi risolvo la... Mi fa ricordare esattamente la data del 28 luglio? C'è una ragione perché, particolare? No, perché era l'ultimo lunedì di luglio, ed era, siccome ho anticipato, il dottor Greco mi aveva dato le chiavi prima, cioè il giorno in cui ho affittato, mi ha detto puoi prendere direttamente l'appartamento, però naturalmente io devo tornare su a Milano e aspettare la telefonata per sapere l'appuntamento esatto con queste persone, tant'è che poi con questi appuntamenti ci siamo dati il mercoledì 30 di luglio sempre, e avevamo appunto questo appuntamento alla SIP, il quale avrei conosciuto finalmente le persone che avrebbero partecipato a questo progetto d'evasioni. E chi conobbe? Ecco, in quel alla SIP. Non ci sente più la voce. Ah. Davanti alla SIP arrivarono, era di pomeriggio, Lamambro e Fioravanti, il quale io ero lì con la macchina targata a Milano, che già Mangiameli la conosceva, era un doppione, e tra l'altro c'è una macchina che poi sarebbe rimasta giù a Taranto. Questo avvenne il 30 luglio pomeriggio? 30 luglio del pomeriggio, sì. Il 30 luglio pomeriggio. Siamo andati a vedere subito la casa e mi ricordo che Valerio è rimasto abbastanza contrariato perché... Si vede Mangiameli aveva spiegato che c'era un giardino, perché gli interessava il giardino, e questo giardino non era effettivamente come doveva essere, non era né appartato né niente, perché era un condominio dove si vedeva, dove si poteva entrare tranquillamente. E quindi gli fece vedere la casa e li riaccompagnai a Roma a prendere l'aereo a Fiumicino. Penso l'ultimo aereo di quella notte lì era. Siamo riusciti ad arrivare in tempo a prendere l'aereo per Venezia, se non sbaglio. Poi io lei accompagnò Fioravanti e Mambro a prendere l'aereo? Mambro, perché erano arrivati là col treno, penso, quindi non avevano disponibilità di macchina, di niente. E a quale aeroporto andaste? A Fiumicino. Questo.
Durante il nostro incontro... L'incontro non avvenne a Taranto, ho capito male. Sì, la prima volta l'abbiamo a Taranto davanti alla SIP ed è mercoledì 30 di luglio. Sì, pomeriggio. Pomeriggio. Poi? Poi siamo andati alla casa, abbiamo parlato, abbiamo anche discusso del fatto del perché non erano venuti la prima volta e mi dissero che Mangiameli praticamente non gli aveva detto niente. Loro hanno detto sì, ma ci hanno detto solamente che c'è un gruppo di pazzi milanesi fa che ci vogliono far assaltare il carcere di San Vittore. Invece non era assolutamente vero perché l'azione doveva succedere dall'esterno, cioè dall'interno, e la copertura doveva essere fatta dall'interno, quindi non c'era nessun assalto verso l'esterno. E poi quando invece la seconda volta, cioè invece quando gli ho detto ma come mai loro non siete venuti l'altra volta che fa guarda, non ci ha detto assolutamente niente, anche se l'abbiamo questo visto. Questo è il 30 luglio. Sì, poi, no, sì, questo è il 30 luglio. Poi l'ho accompagnati all'aeroporto di Fiumicino. Cioè da Taranto a... Da Taranto a Fiumicino. Sempre la stessa, cioè era la sera tardi, mi ricordo che siamo arrivati appena in tempo, non sapevo neanche se riuscivano a prendere questo aereo. Questo, quindi è la notte tra il 30 e il 31. La notte tra il 30 e il 31. Poi tornai a Taranto. E la destinazione dell'aereo, ha detto? Dovrebbe essere Venezia, doveva essere. Ma non è certo. Questo non è che posso ricordarlo esattamente, penso che sia Venezia. Perché era talmente la fretta di arrivare, di portarli lì nel posto che... E poi? Poi allora io andai a prendere la mia ragazza e tornai su al covo di Taranto per preparare, cioè per cercare di metterlo a disposizione, nel senso, in questo senso, cercare di portare una persona regolare con appunto la delle chiaie, cioè che non ha niente, non è parente con la delle chiaie che è qua presente, e prepararlo per farlo diventare un vero e proprio covo, in modo da poterlo disporre per andare a controllare il carcere di Taranto, per guardare bene tutto quello che dovevamo fare e poi eventualmente per servircene dopo l'assalto al carcere di Taranto per come rifugio, ecco, eventualmente, anche se non era l'ideale, perché lei poi ha più rivisto dopo, sì, quell'occasione. Allora Fioravanti e la Mamro ritornarono dopo la rapina all'armeria. Cioè, dopo il 5 agosto. Sì, dopo il 5 agosto, tant'è che appunto il giardino famoso che doveva servire, cioè che cercavano, era appunto per mettere le armi che si dovevano. Ritornarono dove? A Taranto? Sì, sì, a Taranto. E lì da quel momento arrivarono anche Soderini, Vale, Mariani, cioè un po' di queste persone. Che cioè praticamente il gruppo, perché io ancora non facevo parte effettivamente del gruppo, ne avrei fatto parte a settembre, cioè parte integrante proprio del gruppo operativo. Ecco, queste sono le cose che dovevo. Dunque, lei ha descritto la pettinatura e il colore dei capelli, sì, della Mambro e di Fioravanti in quel periodo in cui lei li vide. Sì, è la prima cosa che mi hanno chiesto anche quando mi carcerarono neanche un mese dopo. Conferma quello che ha detto. Lei ha detto che i capelli della Mambro erano biondo castano, sì, ha detto, cioè non biondo molto chiaro. Biondo paglia. Sì. Cioè erano più biondi di come ce l'ha adesso perché c'era il sole. Cioè, in inverno diventano più scuri. Cioè erano biondi dal sole, cioè molto chiari, cioè molto più chiari di quell'invernale, ecco. Un altro colore, cioè, non è che un altro colore, cioè d'estate diventano più chiari. Aveva i capelli lunghi sino alle spalle, color paglia, di un biondo non del tipo svedese, ma biondo castano. Poi dopo dice ancora biondo. Poi dopo dice che era più chiaro. Guardi adesso i capelli della Mambro, ci dica se quando lei li vide erano più chiari di adesso o no. Sì, d'estate diventano appena più chiari dal sole. E ricorda che... Io quasi sono neri, però. Appunto. Chiaro, non c'è nulla. Sono che neri, beh, no. Neri. Insomma, possiamo farlo uscire dalla gabbia? Vuole avvicinarsi un po' in avanti? Lo vede bene o vuole... No. È vero. E così sono... Che stanno chiari. Allora li ricorda più chiari. Sì. Più chiari di così.
Ha parlato anche della pettinatura di Fioravanti. Sì, ce l'aveva più lunghi i capelli. Ha detto che i capelli della mamma erano più chiari. Non potrebbe essere, la mamma era più chiara di Fioravanti. Ricorda che lei ha detto che a quell'epoca, come li ricorda lei, i capelli della mamma erano più chiari di quelli di Fioravanti. Sì. Conferma questa circostanza? Sì, sì. Si dà atto a verbale che attualmente i capelli di Fioravanti sono castani, correggetemi se il mio giudizio è, e quelli della Mambro appaiono biondo castani. Possiamo sono farli biondo. Venire qui per cortesia? Vediamo bene. Comunque d'estate sono molto più chiari di questo. Il pubblico ministero vuole vederli da vicino? Facciamo una perizia. Non lo so. Per dare una valutazione sul... Vedete, credo che il test però abbia detto sono più chiari. Sì, siamo andati da un parrucchiere di moda. A Milano che avete fatto? In via Monte Napoleone. Pure lei? Sì, l'ho accompagnata io. È il sole. Così ha dichiarato questo particolare, non sconosciuto all'Addis. Castano. Io d'estate divento molto più biondo. I capelli sono più lisci e biondo castano. D'estate diventano più biondi col sole e il mare. Anche i miei. Ma delle poco. È una cosa normale. Ma io sono sempre stata bionda. Quelli da bambina poi sono proprio biondina. Delle foto al mare? Delle foto al mare no. Vuole far venire anche Fioravanti per qualche cosa? Fra poco ti fanno i capelli neri. Guarda questo. E non li ho mai tinti, tra parenti. Non li ho mai tinti. Il cappellone che si muove, sentiamo quello lì. Poi ce l'abbiamo uguale. Poi siamo Leggermente più scuri, direi, leggermente più scuri quelli di Fioravanti, no? Comunque a me di stare diventano più. Non credo di dare un giudizio sbagliato. No, poi agosto lo sappiamo tutti, si schiariscono un po' i capelli. Forse anche quelli di Valerio, forse allora diventano più. Io ho una fotografia da bambino e sono proprio giallo come il grano. Comunque lui anche d'estate è sempre più scuro. Più scuro? Sì, direi sì. Appelliamo un comunque paglia, forse non si arriva al paglia. Secondo voi sono più scuri quelli? Non è giallo. Paglia è fino, non si arriva. Non è giallo il microfono, No, ma siccome hai detto paglia, più scuro. Giallo... Leggermente più scuri quelli di Fioravanti. E comunque il parrucchiere a Milano ci ha portato lui. Che d'estate, capiti, biondi diventano. Come siamo andati in un parrucchiere in via Monte Napoleone? Quel periodo era un giapponese che tagliava. Chi era giapponese? Hitoshi si chiamava. Va bene, si possono. Cosa ha verbalizzato? Hitoshi. Può farla venire un momento per una domanda? Scusi, può ritornare qui la Mambro, per favore? Scusa un secondo. No, voglio sapere sul in quel periodo capelli, lavorava. Che cosa ha verbalizzato? Scusa. Durante l'estate in vacanza. Non è necessario. Sentiamo cosa ha verbalizzato, cosa è stato verbalizzato sul colore dei capelli. Anzi, ci sono anche le stesse tessute del carcere, le giratrici che avevano constatato che durante l'estate che erano molto più chiare. Allora, silenzio, ascolti. Voglio sentire la verbalizzazione. Ieri alla camomilla. Dunque, dall'inizio io descrissi i capelli della Mambro e confermo che erano biondo castani, erano più biondi di come ce li ha adesso, perché in inverno diventano più scuri. Erano biondi dal sole, erano in inverno diventano più scuri.
erano biondi dal sole, perché in estate diventano più chiari per il sole. All'estate diventano appena poco più chiari dal sole. Il presidente vuole avvicinarsi. Così sono castano chiari, diceva Addis. I capelli fioravanti li aveva più lunghi. A quell'epoca, come ricordo io, i capelli della Mambro erano più chiari di così, di come sono ora. Si dà atto che i capelli di Fioravanti sono castani e quelli della Mambro appaiono biondo castano. L'avvocato Bezzicheri, facciamo una perizia. Mambro a Milano ci hanno consigliato i parrucchieri, teste, è vero, li ho accompagnati io. Mambro, in estate i capelli diventano molto più chiari per il sole, diventano biondi. Mambro, io d'estate divento più bionda con il sole e il mare. Il PM ha delle foto al mare? No. Io sono sempre stata bionda, fin da bambina. Il presidente fa chiamare l'imputato Fioravanti, la Mambro, e non li ho mai tinti i capelli. Allora, si dato che i capelli di Fioravanti sono leggermente più scuri di quelli della Mambro. Fioravanti, io ho le foto da bambino, Addis, in estate sono più chiari, non gialli come il microfono. Fioravanti, comunque dal parrucchiere... Sentiamo cosa voleva chiedere l'avvocato Tarsitano. Ha rifiutato di rispondere la Mambro a suo tempo, comunque se vuole rispondere, padronissimo. Io penso che mi sono riservata di rispondere in seguito. Mi faceva di vittoria, mi sono riservata di rispondere in seguito. Per cui, io intendo rispondere a quando sarà. No, l'interrogatorio non si farà più, lei potrà fare delle dichiarazioni sue, no, non un interrogatorio. Ma posso anche rispondere? Ma io fino a adesso che Addis ha fatto questa dichiarazione non avevo mai detto questa cosa, perché non volevo metterlo in mezzo a una storia così grossa come quella di Bologna, per cui non ho mai... Sì, no, ma questa dichiarazione l'ho fatta adesso. Cioè, io non ho mai detto che Mauro Addis ci aveva accompagnato. Eravamo insieme anche quando mi ha interrogato a terza posizione. Dopo il 5 agosto. Ho sempre affermato questo nei miei verbali. Quindi lei conferma, dice che quello che ha detto Addis poco fa è vero, risponde a verità. È vero, risponde a verità. Io finora non ho mai detto questa cosa, perché per me rientrava in un discorso di responsabilità che riguardavano me, non riguardavano gli altri. Chiamarlo in causa per quella faccenda secondo me significava chiamarlo in causa con delle responsabilità. Poi specialmente col clima bolognese che non la caccia alle streghe. No, ma non è solo questo, anche volevo domandare, l'aereo a che ora lo presero e per quale destinazione? A noi tornavamo sul Veneto. Come? Tornavamo in Veneto. E a che ora presero l'aereo? Avevamo la casa a Treviso. Sì, a che ora avete preso l'aereo a Roma? Ma la sera tardi. La sera tardi. E il volo qual era? Però, sì, sì. Cioè, come le dicevo, io queste dichiarazioni non ho mai fatto. Dove, voglio sapere, signor Presidente, il volo la sera tardi a che ora all'incirca? Io mi ricordo che era molto tardi, infatti mi ricordo che arrivavamo su, che era notte e che ci venne a prendere Cavallini. Okay. Dove arrivarono, signor Presidente? Dove l'aereo andava a Venezia o andava in altro posto? Io mi ricordo di preciso, perché quello è l'unico volo che ho fatto in aereo. E mi ricordo che venne a prenderci Cavallini e c'era un aeroporto dove mi ricordo che c'era una rete e dietro questa rete c'era Cavallini che ci aspettava. Questo flash. Non ricordo se si trattasse però, di un altro aeroporto del mercato. Ho questo flash della rete con Cavallini dietro che ci aspettava e noi siamo scesi dalla. Signor Presidente, mi scusi. A questo punto domandiamo ad Addis a che ora sono arrivati a Fiumicino. Beh, non è che...
A che ora sono arrivato? Cioè, non è che c'ho un ricordo preciso dopo sette anni di quello che è accaduto, anche perché parlandone poi... Lei ha fatto questa dichiarazione? Poteva essere Venezia, poteva essere Treviso, per il nord. Ha dato una indicazione sicura. Poi basta guardare con che documento andavano in giro, con quale hanno preso l'aereo. La domanda era questa, se lei ricorda a che ora partì l'aereo, questa era la domanda. Ma all'incirca che ora era? Cioè era tardo pomeriggio? Era tardi, ma non posso ricordare se era. So che siamo riusciti in tempo ad arrivare per prendere questo aereo. So che era l'ultimo. Era prima di mezzanotte, dopo mezzanotte sì, più o meno? Prima di mezzanotte sicuramente. Prima di mezzanotte sì. Sicuramente, ma molto tardi. Va bene. No, Presidente, scusa, aspetti. No, lo zio, il Presidente, non è lei. Sapere... No, è una domanda per lei. Allora, quale nome usò, scusi? No, scusi, signora. Inseriamo un... Ma quale nome usò per prendere l'aereo, Presidente? Quale fu il nome? Questo ci permette poi di verificare. Quale nome diede? Che carta d'identità aveva allora? Mambro, lei... che non c'è bisogno di esibire la carta d'identità per un viaggio. Sì, vabbè, ma quale nome diede? Mi dà un nome. Lei diede un nome, insomma. Ricorda quale... Non sicuramente il suo. Per cui lei stesso andava in albergo col suo nome. Era il suo nome negli alberghi. Perché non diede il suo nome? Ci sono domande da fare ad Addis? Pubblico Ministero deve fare domande ad Addis? Nessuna, Presidente. Ti faccia finire un momento. Era un nome a coppia, eravamo in coppia, quindi eravamo una coppia sposata, quindi era, non so, stesso cognome, cioè ricordo che demmo lo stesso cognome come una coppia. In relazione a questa domanda, noi chiediamo fin d'ora che sia chiesto all'Italia l'elenco dei nominativi di tutti i voli partiti da Fiumicino per Venezia o Treviso di quel giorno. Su queste stesse circostanze possiamo sentire un momento anche se la Venezia o Treviso? Se il signor Avanti intende rispondere su questo. E ci può dire Venezia o Treviso? Ma non possiamo farlo dopo aver licenziato il testimone. Perché poi il testimone deve rispondere ad alcune domande su certe. Presidente, mi scusi, si può vedere se l'ha dato come ipotesi il viaggio per Venezia o se ha detto Roma-Venezia? È possibile? No, ha detto mi sembra. Ha detto Roma-Venezia, ma non con sicurezza. Ha detto Roma, mi sembra che fosse per Venezia, ma non. Io mi ricordo solo la fredda di arrivare in tempo. Recentemente fa un processo insieme. Perché... Allora, qual era la domanda che voleva fare a Fioravanti, avvocato Tarsidan? Allora, Fioravanti, lei vuole rispondere a queste domande, cioè le stesse domande che sono state poste? Sì. Duplice omicidio. Se l'aereo era Roma-Venezia o Roma-Treviso, lei ricorda qual era la che linea era? Linea come al solito dell'Italia. Mi ricordo che era un volo, era l'ultimo della serata, che arrivavamo appena in tempo, perciò lo prendemmo senza prenotazione ma in lista d'attesa. Il nome non me lo ricordo perché è fittizio, ovviamente, demmo un nome, due nomi uguali, cioè signore e signora, però poi non mi ricordo se era il solito Rossetti o diciamo un altro nome. Se arrivava a Venezia o Treviso non me lo ricordo, ricordo anch'io, siccome usiamo l'aereo abbastanza spesso, ricordo anch'io un arrivo in notturna con Cavallini che ci aspettava di dare una normale rete, e questo se non sbaglio dovrebbe essere Treviso. Ma come avvertirono Cavallini, Presidente? Cavallini quando via radar. Il problema della corsa è questo, perché Cavallini può avvertire telefonicamente da Taranto che saremmo arrivati verso l'una, mezzanotte e mezza. Il problema era di non perdere l'aereo, perché ormai aveva pensato Cavallini che arrivava, altrimenti anche se perdiamo l'aereo il treno saremmo arrivati ugualmente a Taranto, non era un grosso problema. Mauro fu costretto a correre moltissimo, per fortuna aveva una macchina modificata perché aveva dato un appuntamento a Cavallini per una certa ora. Una certa ora in riferimento al volo dell'aereo? Al volo dell'aereo, sì. Noi viaggiamo sempre appresso con gli orari, sia del treno che degli aerei, scegliemmo per quella notte di non dormire a Taranto perché la casa era ancora sporca, senza lenzuolo, senza niente, approfittammo di Mauro che doveva rientrare a nord e ci accodammo così sperando di riuscire a prendere l'ultimo aereo possibile. Se avessimo perso quello avremmo preso il treno, però ormai avevamo avvisato Cavallini, e siccome Cavallini non era facile da reperire, perché
che nella casa della moglie con cui dormiva il telefono non l'aveva, perché era una casa nuova. Dovevo telefonare, se non sbaglio, o a casa della Brunelli, della madre, o a casa di un altro amico nostro che aveva il telefono, che poi avevamo messo in moto 10 persone per fare questo appuntamento, perché telefonavano a un'altra casa, da quell'altra casa andarono a casa di Gigi, lo avvisarono, Gigi veniva all'aeroporto. Perché Gigi non aveva il telefono. Mauro di non farci perdere l'aereo. Bene, col telefono senza figli. Per quale motivo l'ha dichiarato solo ora questo episodio, che peraltro è anche marginale? Senti, per quale motivo l'ha dichiarato solo ora? Posso spiegarlo benissimo. Finora io ho pensato solo esclusivamente praticamente ad uscire, quindi non è che volevo entrare, specialmente poi in istruttoria non riesco mai a dire quello che è o quello che non è, perché preferisco sempre il dibattimento pubblico prima. Seconda cosa, che Valerio nell'84, durante il processo di terza posizione, mi aveva lui esortato a non dire assolutamente niente, perché anche lui preferiva che io ero fuori, che magari trovarmi in un'inchiesta, specialmente quella di Mangiameli, dove tutti quanti continuano a girare attorno. Ma all'epoca, quando saltarono le due evasioni, era uno dei motivi che decretò la sua morte. Perché qua i pentiti parlano sempre a nulla, Presidente, sono dichiarazioni del tutto innocue. Quindi non c'entra nulla questo ragionamento che fa. Per me è un ragionamento serio, perché è importante riuscire, giusto? Quindi non è. Ma che... non la espone a nulla una dichiarazione del genere, Presidente, non lo espone a nulla. Per me era importante aver conosciuto Fioravanti dopo il 5 all'epoca e non parlare assolutamente di Mangiameli. Perché ha detto perché una cosa che non ho capito bene. Sempre dalla porta bene. Di servizio si è rimani incastrati. La porta di servizio. Sì. Presidente, mi scusi, c'è una sentenza della Corte d'Assise di Milano, chiedo che venga acquisito, poiché fa riferimento ad un aiuto ricevuto da Addis da parte di Valerio, fornitogli da Valerio e da Cavallini per far saltare i termini di carcerazione preventiva in riferimento al duplice omicidio per il quale era imputato Addis. È uscito, Presidente, per decorrenza termini grazie a questi favori che sono stati tutti quanti indicati nella sentenza della Corte d'Assise di Milano. Chiedo che venga acquisita. Sì, chiedo la parola su questa istanza del pubblico ministero, Presidente. Non per oppormi, però per dire che qualora la Corte ritenga di acquisirla, la Corte, a mio avviso, dovrà ritenere di acquisire, come da me richiesto, tutte le varie sentenze o comunque le varie documentazioni giudiziarie, anche non passate in giudicato. Anche non passate in giudicato, come non è passata in giudicato questa sentenza a cui fa riferimento il dottor Mancuso, che il sottoscritto, oltre che altri difensori, hanno indicato alla Corte e su cui hanno formulato richieste di acquisizione per illuminare l'attendibilità dei pentiti. Cioè, io ribadisco, i processi vanno fatti con un metro unico, non con due pesi e due misure. Se non è opportuno acquisire le sentenze degli stupri e le incriminazioni per calunnia di Izzo, e può darsi che sia un ragionamento giusto, non vedo l'opportunità di acquisire una sentenza che non ha nessuna connessione con questo procedimento, ma che nell'ottica del pubblico ministero deve tendere a incrinare l'attendibilità dell'Addis. Se invece si ritiene che questa indagine sia giusta, deve essere giusta per Addis, per Izzo, per Calore, per tutti quanti, altrimenti le mie osservazioni rigorosamente giuridicamente motivate su una presunta da me asserita mancanza di equità nel senso della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nella conduzione di questo dibattimento verrebbero ulteriormente avvalorate qualora, quindi c'è una condizione. Dichiaro fin d'ora di associarmi alla richiesta avanzata dell'avvocato Tarsitano sul accertamento relativo ai voli, però così ampliandola, e cioè che la Corte chieda a tutte, perché io personalmente non so se all'epoca vi erano ancora voli anche dell'ATI, dell'Itavia, chieda attraverso le autorità se accertamenti su tutti i voli di tutte le linee dall'aeroporto di Roma Fiumicino di quel giorno indicato, dall'aeroporto di Roma Fiumicino a qualsiasi aeroporto allora in funzione del Veneto, per completare l'accertamento e le liste dei passeggeri. Sappiamo che per andare a salire in un aereo si dà un nome, che uno può dare qualsiasi nome perché è una pura formalità, non è che si deve esibire un documento. Ecco, quindi le liste passeggeri di tutti gli aerei che sono partiti nel giorno indicato da Roma a Fiumicino per uno dei tre aeroporti che attraverso varie epoche e non sempre concomitanti sono stati in funzione nel Veneto e che sono
Venezia Tessera, che poi in pratica è Mestre e hanno molta distanza da Treviso perché è terraferma, non c'è l'aeroporto in Venezia Laguna. Treviso e Ronchi dei Legionari, questi sono i tre. E Marco Polo, no, comunque tutti gli aeroporti del Veneto, tutti gli aeroporti del Veneto. Oh, sempre sull'attendibilità dell'Addis e di quello che è emerso nel dibattimento, chiedo che venga effettuato un accertamento anche per individuare il parrucchiere giapponese di cui si è fatto cenno, che venga chiamato a eventuale conferma delle dichiarazioni. Perché gli accertamenti per sapere se una persona dice o non dice il vero non è sufficiente chiedergli perché non l'ha mai detto prima, ma vediamo se a cose che sono state dette trovano riscontro, perché ce ne sono di pentiti che non ha mai detto prima. Broggi nell'83 ha detto cose che non aveva detto 10 anni prima. Dunque, lei prima ha detto una frase che non ho capito bene, vorrei un chiarimento. Ha detto c'erano due evasioni dalle quali dipese la morte di Mangiameli, cosa intendeva dire? Vuole spiegarsi? Cioè, praticamente qui si cerca sempre le morte misteriose di Mangiameli, ma io mi ricordo all'epoca queste due, l'evasione c'è mai concretizzata di Concutelli, all'epoca si poteva benissimo concretizzare a Milano, tant'è che poi a giugno riuscì questa evasione, per causa sua. Perché questo? Perché praticamente non voleva mai concretizzare effettivamente l'evasione di Concutelli, perché oltre a queste due evasioni poi ho saputo che ce n'erano state delle altre, che anche lì lui era molto, cioè sembrava che era interessato alla cosa, però non voleva mai arrivare a conclusione del fatto di Concutelli, tant'è che poi quando vengo a conoscere Valerio e Francesca Cavallini e tutti quanti, io non vedrò mai più Mangiameli. Senso lì intende dire che dalle due evasioni dipende la morte, dipesa la morte? Sì, perché Valerio si arrabbiò tantissimo e ne parlò con tutti quanti di questa storia. Mi ricordo che a Taranto... Questa è una sua opinione? Era un discorso che si faceva a tutti quanti, tant'è che ad esempio c'era pure Soderini anche quando si facevano questi discorsi, eppure queste cose le tiene celate, non so perché. Quando qua a Taranto si parlava di queste cose, della poca serietà di Mangiameli, no, e non solo della poca serietà, ma anche di questo prendere in giro, era una cosa che era saputa a tutti quelli del gruppo che facevano parte di allora. Tant'è che poi quando ho rivisto Cavallini a settembre, all'inizio di settembre, che ancora Mangiameli non era morto, mi confermò che sarebbe stato ucciso. Ma è qui invece. Ognuno la gira come gli pare. Quindi lei dice che la causa, la motivazione della morte di Mangiameli sarebbe stato il suo scarso impegno questa presa in giro quasi. Ma per quali tentativi di evasione? Come? Milano? Quelle che mi riguardano direttamente, dove io posso parlare di presa coscienza, sono le due di Milano. La lasci prima. La Milano e? Presidente, abbiamo presente la coscienza, diciamo che la coscienza di Izzo penso che sia Milano, molto peggiore di questa, eh. Milano, allora, signor pubblico ministero, Milano facciamo le analoghe queste valutazioni. Milano e che cosa? Milano prima, quel periodo in cui c'era Concutelli, e poi il fatto di non aver dato l'appoggio ai comuni che avevano procurato tutto quanto, che erano praticamente le stesse persone che poi dovevano uscire un mese prima, e quindi l'evasione andò a metà lì a San Vittore. Quindi per Milano? Sì, per Milano. Sì. In più, appunto, per evitare nuovamente eventuali altri fallimenti, mi prestai personalmente di andare giù a Taranto, affittare la casa, col rischio che io non ero pulito, quindi ho dovuto prendere documenti regolari, tutto quanto, e andare personalmente per controllare tutto quanto, perché non volevo nuovamente arrivare a che uno mi diceva una cosa e quell'altro mi diceva quell'altro, perché per Mangiameli diceva che non li aveva trovati e a loro li diceva così, che eravamo pazzi, che dovevamo assaltare il carcere, invece dovevamo solamente fare la copertura, e quindi di persona non ci sarebbero più stati questi equivoci. Senti, se non che questa vicenda di Milano la prendiamo per la prima volta oggi, non ce l'ha mai detta neanche Valerio questa questione. Come? Non interrompa. Ma guardi, ho verbalizzato noi insieme ai giudici istruttori che stendevano l'atto. Quindi questa questione se ne va Fioravanti, non interrompa il pubblico ministero e non rivolga queste frasi polemiche al pubblico ministero. Non ho mai interrogato Valerio Fioravanti con i giudici istruttori, la prima volta che sento tutti.
tutti ad evitare nel corso delle testimonianze e della discussione di testimoni o di imputati, evitare qualunque sarcasmo, qualunque battuta polemica che poi generano incidenti. Quindi è un invito rivolto a tutti. Allora Presidente, come mai diciamo questa storia di Milano la prendiamo per la prima volta e non l'ha mai detta neanche Valerio Fioravanti? Io ripeto, cioè io mi sono sempre cercato di tenermi lontano sia da Mangiameli perché a me mi interessava uscire e quindi non rimanere in carcere dentro un'inchiesta o di Mangiameli o dell'evasione di San Vittore o di Bologna. Cioè io ragiono in questo modo, poi fuori un'altra cosa. Ci sono domande parte civile? Sì, io ho solo tre domande. Nel suo interrogatorio al giudice istruttore di Bologna del 26 novembre 84, il testo imputato dice che era d'accordo con Mangiameli che un certo giorno di agosto, qui dice nella prima settimana del mese di agosto, sarebbe recato davanti agli uffici del SIP di Taranto, mentre invece poi si presentano Riccardo e Chiara, cioè Mambro e Fioravanti. Dice nel verbale che i due presentandosi dissero: sei tu l'amico di Francesco, noi siamo suoi amici, abbiamo dei problemi. Vorrei sapere se specificarono meglio quali erano questi problemi e se lui ebbe a capire quali erano i problemi prospettati dai due. Cioè, ho spiegato oggi che non è l'incontro mandato da Mangiameli o meno, cioè era stato un implicito accordo con Mangiameli, se io dovevo portare avanti la questione di Concutelli volevo conoscere i componenti e quindi lui mi fissò un appuntamento che poi mi avrebbe telefonato, mi avrebbe detto ecco mercoledì tot ti presenti l'ala SIP così così. Ma la domanda è se le dissero quando arrivavano. No, cioè questa è una cosa. Che problemi avevano? No, non erano assolutamente problemi. Risponda sinteticamente. Non erano. In quel verbale che ho reso nell'84 era per giustificare il perché si trovavano là, per non dire che Mangiameli mi ero messo d'accordo, che poi lui mi avrebbe telefonato e mi avrebbe fissato un appuntamento. No, assolutamente, cioè problemi non ce n'era perché lì c'era da preparare l'evasione di Concutelli. Quindi devo dedurre che non è vero neppure quando lei afferma che c'erano persone che andavano a trovare i due amici al punto che la sua fidanzata si insospettì e decise di andare via. Questo dopo il 5 sì, dopo il 5 arrivò, l'ho detto prima, arrivò Belsito, Soderini, Vale e Mariani. E lei dice che la sua ragazza è totalmente fuori da qualsiasi giro illecito comune o politico. Sì. E perché a insospettirsi di queste persone al punto da decidere di andarsene a Porta? Perché prima mi ero fatto 3 anni di carcere, mi ha seguito per 3 anni, rivedeva ancora le stesse cose, mi ha detto insomma o la smetti o... E quindi a un certo punto per non litigare sono andato via. Cioè rivedeva le stesse cose, che vuol dire? Perché rivedere gente che non erano in programma, andare lì, cioè, non era una vacanza in questo modo. Senta, la seconda domanda è questa. Quando lei venne arrestato nell'80, 26 novembre dell'80, no, 21 novembre dell'80, c'è una perquisizione, viene trovata una patente falsa, dopodiché lei rende un interrogatorio nel quale confessa la sua attività delittuosa, dicendo che era solito rubare auto, in questo periodo ho procurato circa 30 autovetture in 3 mesi, eccetera, eccetera. Nel frattempo c'è un rapporto però dei carabinieri nella quale si dice che nell'accompagnarlo alla toilette, prima di recarsi, lei toglie un foglio di carta dal pantalone e lo ingoia. Allora la domanda che io le pongo è questa. Lei ha confessato tutta la sua attività di delitti comuni. Questo foglietto nella quale erano annotati, dicono i carabinieri, targhe di auto, è da presumere che non appartenessero a questa attività o invece non appartenevano a fatti legati ad attività di criminalità politica? No, erano legati alle nostre attività, praticamente erano targhe che dovevamo doppionare. Targhe? Da doppionare.
Sì, praticamente capito, si prendeva. Siccome lei confessa il furto negli ultimi 3 mesi di ben 30 autovetture, sì, sì. Perché ritiene addirittura di dover ingoiare un foglio nel quale praticamente perché si confermava quello che lei stava dichiarando in quel momento? Perché altrimenti scoprivano il nostro sistema di doppionare le macchine, cioè le tante. Che allora non era ancora stato scoperto. Ultima domanda, lei dice che quando chiamava Mangiamelli chiamava la Sicilia oppure chiamava Roma? Sì. Le rispondeva una signora? Sì. Si chiamava Racaniello? No, nome non... Ricorda il numero di telefono? No, niente, assolutamente. E che cosa diceva? Mi ricordo solamente di Palermo che era una sartoria, l'unica cosa che posso ricordare. Sì, ma lei ha detto rispondeva una signora al numero, sì, di Roma? Una signora anziana, giovane? Non posso ricordare, 7 anni di distanza. Io l'unico ricordo che ho è questa sartoria di Palermo. Sì, ma io mi riferisco al telefono di Roma, mi perdoni. Ha il numero di telefono? Lo ricorda? Se lo ricorda quel numero di telefono di Roma? Come? No, no, il no, numero no. di telefono di Roma lo ricorda? No, 7 anni di distanza. Lo ha annotato da qualche parte? Non ho capito. Lo ha annotato da qualche parte? Lo ha scritto genere. Da qualche parte questo numero? L'avevo scritto a suo tempo, poi l'avrò distrutto sicuramente. Dopo l'arresto ho fatto sparire tutto. Va bene, grazie. La prima volta che si recò a Taranto, che giorno fu? Lunedì. Cioè? Lunedì 28 di luglio. Di luglio del caso. Allora, contesto che c'è un viaggio dal rapporto 11 aprile 1985. Il primo viaggio avvenne il 15 luglio con partenza da Taranto per Roma, che per Milano. Che andò a fare il 15 luglio a Taranto? Non ho capito. Da dove risulta questo che lei... Dal rapporto dei carabinieri di Bologna... Volume decimo rapporto. Volume decimo. È in allegato ai verbali. A5, 240, foglio 13. Risulta che lei è stato il 15 luglio... A... 15 luglio ha preso l'aereo per tornare a Milano. Io la prima volta che sono andato a Taranto, sono andato con Mangiameli in macchina, siamo partiti da Milano e siamo andati a Taranto e abbiamo trovato subito l'affitto da affittare all'appartamento. E in che data è stato questo? 15 luglio? No, io mi ricordo che era il 28 luglio, lunedì. Luglio andò a Taranto. Se la memoria non mi tradisce dovrebbe essere così. Ma lei usava il nome di Paggio Poggi? Paggi, cosa? Sì. Sì, sì. No. Signor Presidente, è scritto qui, risulta che lo stesso aveva viaggiato da Bari a Milano sotto il nome di Poggi e non Paggi nei giorni 15 luglio e 13 agosto 1980. Oggi Angelo. E la Uigos di Brindisi che svolge questo, accertamento. Questo è un accertamento dei carabinieri, che dicono... Dei carabinieri. Sì, Presidente, chiedo che venga controllato se esiste agli atti anche quel qualche cosa da cui risulta, altrimenti formulo richiesta istruttoria che venga accertata. Vabbè, adesso facciamo le domande, poi si parla. Sì, c'è il rapporto, ma nel rapporto non è detto da che cosa risulta. Il rapporto non è un dogma, cioè se io, ufficiale dei carabinieri, dico mi risulta che, devo anche dire mi risulta perché me l'ha detto il tizio. Comunque viaggiamo col nome di Paggi, non di Poggi o di... Signor Presidente, qui è dentro, a seguito della scoperta del covo di Taranto dei Narro, la Ucigos di Brindisi svolse accertamenti sui viaggi aerei compiuti da Addis Mauro sotto il falso nome di Paggi Angelo. Risultò che lo stesso aveva viaggiato da Bari a Milano sotto il nome di Poggi e non Paggi nei giorni 15 luglio e 13 agosto 1980. Le risultanze di tale indagine vennero comunicate al dottor Claudio Nunziata, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Bologna. Sì, ma io voglio sapere se le risultanze sono qui. La mia domanda rimane valida. Forse confondono luglio con agosto. Agosto io ho preso l'aereo un sacco di volte per andare da Bari a Milano per firmare, cioè la domenica. Anche però a luglio aveva firmato il 10 luglio già. Il 10 luglio era domenica. Insiste nel dire che lui in agosto è stato più volte, mentre in luglio soltanto il 28. Questa è la risposta.
con Mangiameli, con viaggio in macchina. Con Mangiameli in macchina. In macchina con Mangiameli direttamente da Milano. Quando era a Milano parlava per telefono con il Fioravanti Valerio che si trovava a Taranto? Quando? Quando lei era a Milano, sì. Ma in che periodo? Nel periodo di agosto. In questo stesso periodo lei ebbe con... No, perché io ero andato a Porto Azzurro a finire le vacanze e ci eravamo promessi di rivederci a settembre. Difatti a settembre, quando tornai a casa, non mi telefonò, non mi contattò Fioravanti ma Cavallini. Signor Presidente, in precedenza anche aveva qui avuto colloqui telefonici? Questo periodo, in quel periodo no, no, in quel periodo no. Ci eravamo dati direttamente appuntamento per settembre. Anche qui c'è una dichiarazione del dottor Greco, cioè l'affittuario della casa, colui che diede in affitto la casa di Taranto, il quale disse: una volta mi telefonò il Paggi da Milano pregandomi di avvertire il cognato perché aveva bisogno di parlargli e che quindi gli telefonasse. Prendo visione alla foto che la signoria mi dice appartenere a Fioravanti Valerio e dichiara che assomiglia alla persona indicata come il cognato di Paggi. Io volevo sapere, nel corso di questa telefonata, che cosa vi dicevate? Perché questo risulta dalle dichiarazioni... Di aver detto no. Al proprietario che ti aveva presentato Fioravanti come suo cognato? Sì, sicuramente gli ho detto così, che queste, cioè quelle persone che erano con me erano le persone che aspettavo, quindi l'avrei presentata come i miei cognati. Ma per quanto riguarda le telefonate, posso spiegare anche quest'altra cosa, che sicuramente chi telefonava si rivolgeva naturalmente col nome di Page per non dar sospetto al dottor Greco, tant'è che al dottor Greco gli telefono anche dopo il mio arresto a nome mio, però non sono assolutamente io, perché lì in quel caso, ecco, che io ero già dentro, cioè ero già in galera dal 26 ottobre. Quindi lì dice di non aver fatto telefonate direttamente, ma che può essere stato usato il nome di Paggi da qualcuno altro. Anche perché era molto più comodo, come avevamo sempre fatto, telefonare al bar che era vicino a Gandoli. Avevamo lì un numero e quindi a un certo orario uno si presentava e aspettava la telefonata. Che somma ebbe dal Fioravanti Valerio per tutta l'attività che fece? Somme? Non ho capito niente. Che somme ebbe dal Fioravanti? Completamente. Le somme dal Fioravanti servivano per comprare le macchine, per comprare le targhe, tutto quello che occorreva per preparare il logistico, anche gli affitti dell'appartamento. I viaggi in aereo. Ricorda complessivamente quanto? No, precisamente no. Quando ad esempio facevamo sulle rapine, non è che io mi pigliavo via i soldi, insomma, erano là. Queste somme le ebbe solamente da Fioravanti Valerio oppure da altri? Mangiameli, per esempio? No, Mangiameli mi ricordo che mi anticipò qualcosa, quando quella sera che siamo andati lì giù a Taranto, cioè mi diede lui qualcosa. Non aveva tutti i soldi per saldare, mi ricordo quella sera. E quindi gli ho detto al dottor Greco che avrei provveduto successivamente. Però lì la sera li tirò fuori lui i soldi. Cioè, mi diede 600.000 lire per la macchina rubata. Le diede 600.000 lire per la macchina? L'ha detto lei? Sì, sicuramente. Cioè, perché siccome dovevo lasciare giù una macchina a Taranto, cioè che poi era il Golf, sicuramente deve pagare la macchina. Cioè, sono tutte spese che servono. L'ha già dichiarato. Sì. Sì, signor Presidente, volevo sapere, praticamente... Comunque non è che c'era il problema dei soldi, perché gli ho detto, anche quando ad esempio facevamo le rapine su Milano, che facevo parte del gruppo, non è che uno prendeva i soldi, erano là, che servivano per le macchine, per le case, quello che serviva... Cioè rimanevano in comune per spese di organizzazione? Sì. In comune con Fioravanti e gli altri? Sì. Grazie. Se ho ben capito, dopo aver accompagnato Fioravanti e la Mambro a Roma, afferma l'Addis di essere ritornato a Taranto. Sì. Ed è rimasto a Taranto fino a quando? Sì, alla prima settimana, cioè il sabato 2 agosto. Sabato 2 agosto ho preso l'aereo, ho fatto Bari-Roma, Roma-Milano. Sono arrivato a Milano alle 4 di notte, la domenica 3. Sì. E poi
è andato su per poi firmare. ho firmato e sono risceso nuovamente giù a Taranto, perché c'avevo la mia ragazza giù che mi aspettava. In quella notte è rimasta sola. Senta una cosa, lei ha detto che si cercava una casa col giardino. Sì. Perché il giardino doveva servire a che cosa? Doveva servire per le armi che per le armi che giravano in giro, sicuramente, siccome ce n'erano tante, e quindi serviva per nasconderle bene, perché magari siccome ci sarebbero anche servite successivamente per l'evasione di Taranto, quindi era inutile portare in giro tutto questo bagaglio di armi che circolavano all'epoca. Quindi doveva essere un giardino in cui si potesse scavare? Sì. E la casa di Taranto aveva questo giardino? Sì, però era in condominio con gli altri, quindi era assolutamente inutilizzabile. Che poi era una cosa che Mangiameli neanche non me l'aveva fatto neanche notare. Io gli avevo detto, guarda che c'è anche un giardino. L'ha saputo successivamente da Fioravanti stesso? Sì. Sì. Cioè Fioravanti gli disse che il giardino gli serviva o gli poteva servire per nascondere le armi. Conferma? Sì, sì. Senta, nel tentativo di evasione, quello di Milano, chi era coinvolto? Cioè anche il Fioravanti era interessato, prima di Taranto, all'evasione del Concutelli? Cioè lei ha detto che il Mangiameli... Fioravanti era interessato all'evasione di Concutelli solo a Taranto, o anche prima, quando si parlava di far evadere Concutelli da Milano? Beh, io da Milano ancora non sapevo neanche che esisteva Fioravanti. Io avevo contatto con Mangiameli, il quale mi riprometteva che avrebbe mandato sul gruppo, che non sapevo chi era. Non è che sapevo che c'era Fioravanti, Cavallini. In un secondo momento lei da Mangiameli seppe che comunque di questo gruppo faceva parte Fioravanti? No. Io la prima volta che ho visto Fioravanti era giù a Taranto e non... Mi scusi, Fioravanti cosa gli disse dei suoi rapporti col Mangiameli? Si presentò come un amico del Mangiameli? Come... No, si presentò come quello che era parte operante del gruppo. Ecco, si presentò come parte operante del gruppo. E fra di voi non parlaste delle cose che erano andate male a Milano? No, più che altro ero contrariato, mi ho detto ma come mai l'altra volta non siete venuti, perché ha visto che è andata bene, quindi avremmo sistemato definitivamente. E lì saltò fuori tutta la storia, saltò fuori che la prima volta gli dissi che eravamo noi che dovevamo, c'era un gruppo di milanesi pazzi che volevano assaltare il carcere, che era impossibile poi fra l'altro, invece era serviva solo la copertura. La seconda volta mi ha detto così che non li aveva trovati, invece Fioravanti? No. Mangiameli mi ha detto la seconda volta che non li aveva trovati il lunedì, perché il lunedì è successo l'evasione, lui era a Milano con me, l'evasione di San Vittore. Sì. E mi ha detto che non li aveva trovati, mentre giù poi a Taranto Valerio mi disse guarda che è impossibile perché la ci siamo visti e non ci ha detto niente. Mi scusi, ma Valerio Fioravanti gli disse quindi che era allertato per questa evasione di non essere stato avvertito dal Mangiameli? Sì, sì. Con che modalità era prevista l'evasione a Milano, cioè il concorso operativo, con che modalità doveva essere? Praticamente dovevano fare d'appoggio esterno a quello, all'azione che doveva succedere all'interno del carcere con le pistole. E come appoggio esterno che cosa si poteva fare? Era previsto? Significava bloccare la scorta che c'era fuori, perché poi effettivamente a giugno è successo l'evasione e non essendoci la scorta fuori, cioè la copertura, è successo un conflitto a fuoco tra i detenuti che uscivano, che erano armati malissimo, e i carabinieri, tant'è che di 15 persone che avevano tentato di scappare ne riuscirono a scappare ben pochi, 8 penso. Mangiameli fece accenni per quanto riguarda la tentata evasione di Milano anche alla possibilità di utilizzare dell'esplosivo? No, assolutamente, perché non era un'azione da esplosivo, era un'azione esclusivamente di copertura, perché lì qualsiasi altra cosa si fa non si riesce. Se dall'interno riescono a uscire bene, ma dall'interno ma dall'esterno entrare dentro può fare scoppiare quello che vogliono, può succedere quello che è, non si riesce a fare niente. E poi è un attimo, perché appena succede l'allarme lì è tutto bloccato. Senta, quando l'evasione da Milano passò a Taranto, nel senso che si spostò il luogo in cui compiere l'azione, lei
ha detto di aver preso degli accordi precisi con il Mangiameli, accordi anche economici sul quando si doveva pagare, sull'affitto. Ha detto anche che il Mangiameli si era impegnato a rimborsare i viaggi aerei che lei avesse dovuto fare. Ecco, in questo senso il Mangiameli ha detto chi si sarebbe occupato di provvedere all'armamento del gruppo? No. Si è tenuto per sé questo incarico? Io posso dire questo, che inizialmente il mio contatto era Mangiameli e l'ho visto sino al giorno in cui ho preso in affitto l'appartamento, che poi non bastavano i soldi. Successivamente non l'ho più rivisto e quindi tutto qualsiasi cosa avevo bisogno o la chiedevo a Valerio oppure successivamente dopo a settembre o a Cavallini. Quindi con Mangiameli non ho più avuto a che fare, insomma. Lei ha sentito nominare un certo Vailati? No, mai. Grazie. Abbiamo sentito una terza versione sul covo di Candoli. Io vorrei capire però in esito residuale cosa era vero delle altre versioni. Quindi farò delle domande per meglio chiarire alcuni aspetti. Ha detto oggi il test imputato che il 28 luglio si recò per la prima volta per prendere in affitto questo appartamento insieme con Mangiameli e si recò sul posto con una Golf, la Golf di Mangiameli, se ho capito bene. No, la Golf non era di Mangiameli. Di chi era? Era mia, cioè era sempre un doppione con cui giravo io. È vero la circostanza che aveva riferito, in che misura è vera? Nel primo verbale, cioè che Cavallini le diede una Golf pulita, nera, perché lei aveva intenzione di portare la sua ragazza in vacanza senza rischiare? No, ero io che ho portato la macchina Golf nera diesel giù a Taranto. Comunque è andato giù a Taranto con la Golf nera diesel? Sì, sempre doppionata. E poi dopo l'ho lasciata lì e l'ha presa successivamente Valerio, che me l'ha riportata a settembre a Milano. Senta, lei ha dichiarato in altri verbali, e questo spiega la necessità di quell'accertamento, di quel rapporto fatto dalla questura che prima si era letto, che aveva l'obbligo di firmare alla stazione dei carabinieri di Segrate tutte le domeniche mattina. Tant'è che vennero fatte questi accertamenti, lui diceva proprio per questi motivi io mi spostavo in aereo da Bari a Milano il sabato e rientravo successivamente. E nell'accordo con i Fioravanti c'era anche il rimborso, con i Mangiameli, chiedo scusa, il rimborso delle spese dei biglietti d'aereo. In realtà di tutti i viaggi che avrebbe compiuto in aereo ne risultano soltanto due, ed erano quelli che aveva letto prima l'avvocato Tarsitano, uno il 15 luglio, l'altro il 13 di agosto. Non vi è traccia di altri viaggi. Come contestazione ulteriore ai dati accertati dai carabinieri, vorrei che il Presidente ricordasse al test imputato che sia la signora Neve Adeli sia il signor Colucci Angelo, vicini di casa, in via Gelsomini mi sembra, in quell'appartamento di Candoli, hanno concordemente dichiarato che i giovani settentrionali arrivarono sul posto alla fine di giugno, primi di luglio, e avevano una Golf nera. Ricordano anche un particolare che facevano rumori con gli zoccoli, tant'è che protestarono con il Greco. Quindi risulterebbe dai vicini di casa che il vostro arrivo a Taranto è ai fini di giugno, primi di luglio. Ma scusi, a giugno non era neanche preso in affitto l'appartamento. Ma questo lo dice lei, scusi, e qui diciamo che i coinquilini vi hanno visto arrivare. Basta chiedere a Greco, guardate i verbali che ha reso Greco, che è lui il proprietario dell'appartamento. Avrà confuso tra luglio e agosto. No, solo, il ricordo è molto preciso perché dice prima ci furono i figli del proprietario, il signor Greco, dopo vennero questi giovani settentrionali e avevano la Golf diesel nera. Questo come contestazione specifica del momento in cui arrivarono per la prima volta in Taranto. Comunque chiedetelo al dottor Greco, lui lo sa sicuramente meglio di una signora che vede o che non vede. La difesa ha da fare domande? Prima è stato chiesto se aveva mai sentito nominare Vailati o Valati. Ecco, la mia domanda è questa, se ha mai conosciuto Sergio Picciafuoco? Mai.
Pierantoni, che non mi ricordo mai. Mai. Massimiliano Facchini. Mai. Rinani, come si chiama di nome? Roberto. No, non ho mai conosciuto nessuno di queste persone. Io, a parte il gruppo di Roma. Lei ponga una domanda che non riguarda l'Addis, ma un'affermazione resa da Valerio Fioravanti. Cioè, Presidente, se può contestare, quindi non all'Addis, che per conto mio può anche andare. Domande da fare al... No. Mai. Va bene. No, Presidente, chiedo scusa, stavo parlando io prima. Prima domanda, io volevo confermarle che noi con Addis siamo in ottimi rapporti, non c'è bisogno di sentenze, è stato testimone al nostro matrimonio, senza bisogno andiamo a chiedere sentenze e parere al giudice, è vero, noi siamo in ottimi rapporti. Vabbè, possiamo licenziare. Per questo mi interessava la giustizia e che ci mettesse nel mezzo. Vada pure. Se è possibile, Presidente, chiedo che lei contesti a Valerio perché non ha dichiarato prima la circostanza della fuga da San Vittore come una delle causali degli sgarri di Mangiameli che ne determineranno la sua uccisione, e soprattutto, Presidente, se vuole chiedergli... Dobbiamo prima chiedergli se sia vero quello che diceva Abis su questo punto. Sì, Presidente, ma pare che se vuole precisare cosa ha inteso dire per omessa verbalizzazione, Presidente, perché prima ha parlato di una omessa verbalizzazione. Sì, è vero quanto afferma Addis a proposito della motivazione dell'omicidio Mangiameli. Noi abbiamo spiegato a più riprese che un motivo unico non c'è. Sicuramente Mangiameli fece diversi errori e questi sono sicuramente due degli errori che noi ed altra gente gli hanno fatto. Sì, comunque. Vuole... Tra gli altri errori... Ce n'è un altro a disposizione. Questi due errori commessi in occasione dei due tentativi di evasione. Ma questo adesso è uguale. Vabbè, facciamo a distanza. Questi sono due degli errori che sono stati, diciamo, attribuiti a Mangiameli, non da me ma anche da molta altra gente che si è mobilitata inutilmente e che è andata in giro per l'Italia inutilmente. Il problema poi che non se ne sia parlato apertamente prima, io lo smentisco parzialmente, perché la circostanza è stata accennata a più riprese e penso che su qualcuno degli infiniti verbali dovrebbe anche comparire. Il fatto poi che non sia stata confermata esplicitamente è estremamente ovvio, perché nessuno di noi aveva nessuna intenzione di coinvolgere Addis a un livello superiore a quello cui già si è trovato coinvolto. Non ha alcun senso accusare Addis di aver organizzato delle evasioni che sono avvenite con tanto di conflitto a fuoco e roba del genere. Avrebbe comportato per Addis qualche 20 anni di galera, insomma, per cui è ovvio che io non venga a portare come mio alibi una persona che per venire a discolparmi deve andarsi a prendere 20 anni di galera, per cui sulla vicenda si tace o perlomeno la si accenna soltanto senza entrare in particolari. E questo l'ha confermato anche Addis dicendo che noi da sempre, quando conosciamo il metodo inquisitorio di Bologna, abbiamo scelto di riservarci alcune dichiarazioni soltanto per la fase dibattimentale. È stata una scelta nostra, diciamo, per mancanza di fiducia. Io non vorrei fare questa domanda, le spiego le ragioni, non vorrei fare questa domanda proprio per non coinvolgere il suo ufficio in una polemica. Se c'è qualcuno che da accusare il pubblico ministero di omessa verbalizzazione, farà una denuncia. No, noi non la denunciamo. Vabbè. Vuole chiarire il suo pensiero. Faccio una denuncia a lei, perché lei è il procuratore, per cui è ovvio che nessuno farà mai una denuncia, no? Qua a Bologna. No, noi semplicemente abbiamo preso le nostre precauzioni, certe cose le diciamo soltanto in dibattimento in modo che non spariscono. È ovvio che non le faccio una denuncia, è ovvissimo. Hanno ancora tempo, Calvi, hanno ancora tempo. Se fosse tanto per essere... Va bene, allora a questo punto l'udienza è tolta.
Tutte le parti sono riconvocate per domani, è solita ora, per sentire Alvaro Giardini.